50 sfumature di rosso trailer, tre particolari non passano inosservati. Esce il tanto atteso trailer di 50 sfumature di rosso. Finalmente è uscito il tanto atteso trailer ufficiale di 50 sfumature di rosso, il film, tratto dall'omonimo libro, che va a completare la trilogia. Così come il film, i protagonisti sono Christian Grey, interpretato da Jamie Dornan, e Anastasia Steele, interpretato da Dakota Johnson. Per lanciare il film è stata usata una frase specifica che lascia gli spettatori a bocca aperta: non perdete il gran finale. Non si può spoilerare tutto il film, altrimenti non avrebbe senso sedersi sulle poltrone di qualsiasi cinema e godersi lo spettacolo, eppure già dal trailer si capisce che ci sarà qualcosa che darà valore alla frase di lancio. In realtà, dal trailer, balzano all'occhio tre particolari. Innanzitutto è possibile notare che anche questo film prosegue sulla stessa linea narrativa che è lo spingersi oltre. Questo, però, potrebbe vedersi meno rispetto ai precedenti capitoli perché pare che sia l'amore romantico a dominare il film. Infine ci saranno molte figure femminili che ostacoleranno la storia, del resto non può esserci un lieto fine senza aver superato neanche un ostacolo. Alcune novità del film evidenti già nel trailer. "50 sfumature di rosso", da quello che appare visibile nel trailer e dal punto di vista specifico delle scene, sembrerebbe offrirci più scene di intimità tra i due MR. Ehi Anastasia. Nel trailer, così come nei film precedenti, c'è un gioco di sguardi davvero forte tra i due protagonisti. Sono capaci di parlarsi con lo sguardo come pochi riescono a fare. Lo sguardo è senz'altro parte fondamentale di tutta la trilogia ed è l'elemento portante della storia, il punto da cui è partito tutto. Da un semplice sguardo Elle James, l'autrice dei romanzi, è riuscita a costruire una storia d'amore e, se vogliamo, una parallela storia erotica. Appuntamento per il prossimo San Valentino. La Universal Pictures è solita trasmettere il film nelle sale a ridosso del periodo di San Valentino. Anche quest'anno, così come gli anni precedenti, l'appuntamento è per febbraio, precisamente l'8. Non è bello lasciare a casa il, la fidanzato, ma per andare a vedere 50 sfumature di rosso proprio il giorno di San Valentino, ma ci sarà sicuramente un giorno in cui poter sognare, magari, chissà, con questa bella storia d'amore.